Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato si apre con una domanda, con un invito che Gesù fa ai suoi interlocutori, capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo, che questa sera rivolge anche a noi. Che ve ne pare? È un invito al discernimento, un invito a guardarsi dentro, un invito alla verifica della qualità della nostra vita, del nostro relazionarci con gli altri. Che ve ne pare? È opportuno forse che guardiamo più da vicino il contesto in cui Gesù pone questa domanda. Gesù ha fatto il suo ingresso a Gerusalemme, cavalcando un asinello, un animale mansueto, ed è stato accolto dal popolo semplice, dai bambini, che lo riconoscono come il figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna il figlio di Davide, è l'evento di cui facciamo memoria nella Domenica delle Palme, come certamente ricordate. Gesù entra nella città santa e la sua è una presenza di luce, una presenza di pace, porta la pace, la offre questa pace e cerca di offrire anche la capacità di operare un discernimento. È lui che lo fa questo discernimento. Infatti si reca nel Tempio e compie un gesto profetico. Abbatte i tavolini, le banche dei commercianti, di coloro che vendono, comprano, di coloro che cambiano il denaro, cambia valute. Questo commercio lì all'interno del Tempio è dovuto all'acquisto degli animali che servivano per le offerte al Signore. E Gesù abbatte tutto questo e ricorda al popolo una verità fondamentale che forse il popolo stesso ha dimenticato. Ricordatevi che la mia casa, dice il Signore, è casa di preghiera. E l'incontro con Lui è un incontro che il Signore non gradisce che avvenga attraverso l'offerta degli animali, il versamento del sangue, ma piuttosto l'incontro con Lui nel quale gli portiamo il nostro vissuto, il nostro impegno a costruire un'umanità nuova, una città a misura d'uomo. E la gente, i capi, si ribellano a questo gesto di Gesù. Infatti il giorno dopo gli dicono: ma chi ti ha dato l'autorità di fare quello che fai? Chi sei tu? E Gesù si confronta con queste gente, persone responsabili del popolo. E li troviamo oggi, alcuni di essi. Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Ecco, i suoi interlocutori sono i sacerdoti, i capi del popolo, gente di cultura, gente di fede, gente che ha compiuto un cammino di fede, ma che a volte forse dimentica ciò che è essenziale agli occhi di Dio. E a loro dice: che ve ne pare? E dice anche a noi: che ve ne pare? E a questa domanda va a seguire una piccola parola. Gesù parla di un uomo che ha due figli. Dice al primo di essi: oggi vai
a lavorare nella vigna. Guardate, ritorna il tema della vigna che abbiamo incontrato domenica scorsa. Cos'è la vigna? Nella tradizione biblica la vigna è il simbolo del popolo, è il simbolo della Chiesa, è, anzi tutto il mondo in qualche modo è chiamato a diventare vigna del Signore. La vigna produce l'uva da cui traiamo il vino, è il vino simbolo di gioia, di comunione, di fraternità. Tutti sperimentiamo quanto sia bello consumare insieme agli amici, ai parenti, alle persone che, di cui siamo amici, consumare insieme un pasto, bere il vino, stare bene insieme. Ecco, questo sta a cuore al Signore, che noi ci impegniamo in questo mondo perché questo mondo diventi una vigna, anzi che tutti noi, ciascuno di noi, diventi vigna del Signore e portiamo questo frutto dolce di comunione, di solidarietà, di vicinanza, gli uni verso gli altri. E la risposta dei figli a questo invito, intanto dice il padre, dice al figlio, oggi va a lavorare nella vigna, oggi. Ecco, la nostra vita è l'oggi in cui Dio ci interpella ad essere impegnati a rendere la nostra città, il nostro territorio, la nostra famiglia, il nostro quartiere una vigna del Signore, una vigna in cui intavoliamo rapporti e relazioni amicali, fraterne e solidali. E il primo figlio gli dice, non ne ho voglia, uno che è libero, è capace di esprimere ciò che pensa, perché sappiamo tutti che lavorare alla vigna è faticoso per i contadini, ed è faticoso anche per noi diventare vigna del Signore, cambiare e riconsiderare il nostro stile di vita. E poi il padre dice anche all'altro figlio, dice lo stesso, va a lavorare nella vigna. Quell'altro figlio invece gli risponde, sì Signore, tutto ossequioso, ma poi non c'è nulla. Vedete, c'è un no e c'è un sì. Un no a ciò che il Signore ci chiede, l'impegno che ci offre, ci propone, e c'è un sì detto a parole e che poi lo trascuriamo. Con il comportamento contraddiciamo a quello che abbiamo detto con la parola. Il nostro stile contraddice quella disponibilità all'impegno ed è quello che avviene per tutti noi. Noi quando ci troviamo qui in chiesa ci troviamo bene, andiamo volentieri, facciamo il nostro rito, ascoltiamo la parola, ci scambiamo il segno di pace, di vicinanza, di amicizia. E poi quando torniamo alla vita di ogni giorno, a quello che viene chiamato da alcuni il terribile quotidiano, il quotidiano faticoso, facciamo esperienza di quanto sia faticosa portare nella vita quotidiana questo rapporto di fraternità e di comunione che abbiamo sperimentato nel momento del rito, nel momento della preghiera. E quel sì e quel no ce lo portiamo dentro di noi e lo viviamo ogni giorno. Il Signore allora ci chiede, per questa lettura, questa verifica, che deve fare? Com'è il tuo e il vostro comportamento? Quanta coerenza c'è tra la fede che voi professate, le preghiere che voi mi rivolgete e poi lo stile di vita che conducete nel quotidiano? C'è coerenza o c'è distanza o c'è contraddizione? E ciascuno di noi può rispondere
questo interrogativo, e sappiamo che tante volte, troppe volte, questa incoerenza e questa contraddizione è evidente. È evidente questa contraddizione, dice Gesù, in alcune categorie di persone. Parla Gesù dei pubblicani e delle prostitute. Dice Gesù, vedete, è venuto Giovanni il Battista, il quale vi ha annunciato la via della giustizia e ha proposto come essere giusti e graditi agli occhi di Dio. E questa via della giustizia consiste proprio nel vivere la fraternità, nel costruire fraternità e solidarietà gli uni verso gli altri. Ma voi non gli avete creduto, non lo avete seguito, non avete obbedito all'invito di Giovanni. Invece i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto. Pubblicani e prostitute sono le categorie delle persone che sanno bene di essere lontani da Dio e lontani dalla via della giustizia. I pubblicani erano quelli che si erano messi al servizio dell'impero romano, riscuotevano le tasse, praticavano lo strozzinaggio ed erano disprezzati a motivo di questo mestiere per il modo come lo svolgevano. E le prostitute ricordano con la loro vita quella prostituzione che nella Bibbia è cifra dell'idolatria, cioè di coloro che vivono lontani da Dio, di coloro che invece che mettere Dio al centro della loro vita, mettono al centro della loro vita il denaro, la carriera, il sesso e quant'altro. Dice Gesù, vedete, voi che vi ritenete giusti davanti al Signore, voi che siete Dio, osservanti, non avete accolto l'invito di Giovanni, anche se siete consapevoli che il vostro cammino, il vostro stile di vita non è consono a quella giustizia che è gradita agli occhi di Dio. Però sì, come potete nasconderla e vivere nel nascondimento, abbucciare, gli altri magari non vedono quello che voi combinate, vi ritenete in pace nella vostra coscienza. E magari è più facile che proprio i pubblicani, i peccatori pubblici e le prostitute si sono sentiti interrogati da quell'invito di Giovanni, e alcuni di essi, molti di essi, hanno cambiato vita. E allora Gesù rivolge a noi appunto quell'interrogativo: che ve ne pare? Ci invita a guardarci dentro, ci invita a creare dentro di noi un certo disagio, non per star male, ma un disagio interiore nel quale ci chiede di porre a verifica autentica la nostra coerenza o la nostra incoerenza con la parola del Signore. Gesù in un altro contesto dice: ricordatevi, non chi mi dice Signore, Signore, non chi fa le belle preghiere, le devozioni e credito agli occhi di Dio. Non che dice Signore, Signore, e entrerà nel regno di Dio, appartiene a me, ma coloro che fanno la volontà del Padre mio. Ecco, c'è una volontà, c'è un progetto da realizzare, quello che il Signore ci propone. Qual è questo progetto che il Signore propone anche a noi? L'Apostolo Paolo, nella seconda lettura, veramente chiudo, scrive ai cristiani di Filippi, della città di Filippi, e dice a loro questa parola, questo invito: fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Con Paolo ai cristiani propone di nutrire i sentimenti che sono in Gesù. Quali sono questi sentimenti? Il sentire del Signore, la logica del Signore, i suoi pensieri, la sua preoccupazione, ciò che gli sta a cuore, la sua sapienza, la
qualità della sua vita, la modalità come lui ha abitato questo mondo, come lui si è relazionato a Dio e a ogni uomo. Sappiamo come lui si è relazionato. Lui che era nella condizione di Dio, Gesù che è il figlio di Dio, è uguale a Dio, vede, lui si è svuotato, si è fatto uomo come noi, assumendo la condizione di servo, ed ha accettato la morte pur di essere fedele al progetto che Dio gli ha proposto, alla missione che Dio gli ha affidato. Proprio per questo, perché lui è stato fedele fino in fondo, Dio lo ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, lo ha glorificato e lo pone quale modello di vita per tutti noi. Perciò Paolo ci dice: abbiate in voi i sentimenti di Gesù, confrontatevi, allora confrontate la vostra vita, il vostro modo la vostra giornata, il vostro modo di vivere il lavoro, il vostro modo di vivere, di esercitare la professione, il vostro modo di fare famiglia, la qualità dei vostri rapporti in ogni ambito. Confrontatela a questo sentimento di Gesù, a questo stile di Gesù, a questa sapienza che Gesù ci ha mostrato e ci ha testimoniato, e tiratene le dovute conseguenze e convertitevi. Questo è l'invito che il Signore ci fa, la conversione. Mettete in atto un cambiamento, un rinnovamento della vostra vita, un cambiamento, uno stile di vita che sia più consono a quelli che sono i sentimenti del Signore Gesù. Ecco, vorrei che questa sera tornassimo a casa, questa settimana che è lavorativa, nella quale già domani entriamo, ci portiamo questo intero agricolo, ci portiamo questo brucio in testa, no? Questo piccolo tavolo che ci interroga, ci pone un po' di disagio, diceva, non per stare male, ma perché possiamo essere autentici lettori e critici della nostra vita. Ecco, che ve ne parla? Abbiate i sentimenti del Signore Gesù.